nazionali. Mentre con la PQ sono rimaste in vita alcune cose, una di queste è il progetto del professor Cao sulla biologia marina e quindi lo invito a esporre brevemente la sua attività. Bene, vista la tarda ora cercherò di essere sintetico. Allora, il nostro dipartimento ha sempre avuto come filosofia di lavoro quello di scendere dalla cattedra e misurarsi con il territorio. Misurarsi con il territorio per essere operativi. Questo ci consente di avere delle risorse anche per finanziare o autofinanziare la ricerca di base. In questo contesto siamo andati avanti e abbiamo cercato di fare questo centro, dove sono coinvolti sia l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari, la Teletron, che è una società leader. Per avere idea di che cos'è questa società, ha messo in sicurezza diversi aeroporti, ha messo in sicurezza il rilevamento degli incendi nell'ambiente, e il consorzio delle cooperative, cioè il mondo operativo, perché il mondo operativo non bisogna coinvolgere soltanto gli operatori, cioè per essere grossolano non si può pensare di cambiare la mentalità a un pescatore di 45 anni, è molto più facile, il nostro dovere è cercare di inculcare la professione del pescatore al ragazzo che ha 20 anni. In questo contesto ci occupiamo delle attività del centro, valutazione e valorizzazione delle biodiversità per i fini produttivi. La biodiversità di cui ci si riempie tanto la bocca, scusatemi l'espressione poco gentile, però è un qualcosa che viene sempre utilizzata come una mina ecologica e mai è stata utilizzata per i fini produttivi. Salvaguardare la biodiversità significa anche essere produttivi. Per un esempio, e questo lo dico a Felice e un po' a tutti, se non ci fosse l'uomo a governare gli stagni e le lagune, questi andrebbero automaticamente ad interrarsi. La gestione programmata per una laguna consente di salvaguardare sia la redditività sia l'ambiente. Quindi dovremmo cercare di fare valorizzazione di tutela specifica delle aree marine protette, di tutto ciò che in qualche modo consente o ha rilevanza ecologica, l'informazione scientifica e ovviamente il trasferimento ecologico. A questo ci si propone di fare della formazione, dell'alta formazione possibilmente. I settori di cui noi ci occupiamo. Premesso, come giustamente diceva l'ingegnere Nustria, questo è un centro di competenza un po' atipico, per cui è già partito e queste sono le nostre attività. Nell'ecologia marina ci occupiamo di ecologia delle attività antropiche, di tutto ciò che l'uomo potrebbe o fa o causa in ambiente marino, facciamo la genetica di popolazione e la biologia della riproduzione, per cercare di avere delle idee per gestire le risorse aliotiche. La realizzazione del centro di competenza è già avanti. Il primo progetto che è stato fatto è questo della realizzazione di questo strumento che si chiama Fish Counter. Qual è l'obiettivo di questo? Normalmente oggi quando si studia una risorsa, la si studia e si sa quello che oggi si può prendere, cioè la dinamica di popolazione ci consente di avere idea sulle risorse o sulla biomassa prelevabile. Con questo tipo di strumentazione siamo abbastanza avanti nel realizzarlo, non solo possiamo sapere cosa possiamo prendere adesso, ma quello che possiamo prendere negli anni successivi. Non so per quale motivo, però questo tipo di strumento ci è stato già richiesto da diverse strutture, cioè in Sud America per esempio ce l'hanno richiesto già in tre. Ovviamente poi dobbiamo renderci e calarci nel territorio. Quindi dobbiamo in qualche modo incrementare la produzione e valorizzare ciò che noi abbiamo di prezioso, dalle aragoste alla botarga, eccetera. Poi, per cercare di recuperare ciò che abbiamo perso. Vedete, questa è la vongola verace, il tapis decusatus. Non so quale motivo, ma la grande idea è stata introdotta in Italia, comunque in Mediterraneo, il tapis filipinarum, cioè un arsello delle Filippine. Questo ha sopravanzato e ha fatto fuori, ma letteralmente, la nostra tapis ed è andata a finire molto male. Si è salvata soltanto in alcune lagune della Sardegna perché ha caratteristiche ecologiche diverse, cioè salinità elevate per intenderci. Il nostro studio che cosa si propone? Di tanto di vedere qual è in ambito di queste popolazioni, di questi stock per meglio dire, qual è la loro erosione genetica, cercare di recuperarla e poi reintrodurla, ma non solo
da noi in Sardegna, ma possibilmente anche nelle altre regioni italiane. Ovviamente poi ci sono tutte le varie specie. Quello che però è molto importante è che l'istituzione di questo centro ha in qualche modo varcato i confini regionali, anzi secondo me nella regione Sardegna non è mai esistita, è esistita semplicemente direttamente fuori. Per cui ci hanno chiamato sia in Albania sia o in Bulgaria, in America, nell'est europeo e in Nord Africa a portare consulenza, a fare della formazione per questi gruppi. Vi ringrazio per la pazienza. Angelo Cao, grazie professor Cao. E adesso c'è il buffet che ci attende e poi ci